appena scesa dalla sua performante Panther RX6, se non sbaglio, esatto. Tamara Molinaro. Allora Tamara, in questa nuova veste di apripista, naturalmente solo per il Rally di Monza, come stai? Come è andata la stagione e come va questa macchina? Allora, la stagione è andata bene, abbiamo finito quinti in campionato, un campionato con professionisti di questa, di certo. questa, di questo sport, quindi diciamo che per noi è stato un ottimo debutto, dato che noi di esperienza non sulla, beh, non hai certo sfigurato, non... no? Ti abbiamo visto andare avanti. Dai, no, sono contenta, sinceramente, sì. Sono contenta e ci siamo divertiti, queste macchine qua sono super divertenti, è bello anche essere nella bagarre, cercare di superare gli altri, di non farsi superare, che è quello anche importante. Non è quello che pensano i tuoi colleghi della Grand Prix, visto che parlano tutti di traffico. No, spero che non facciano come noi nel campionato, perché sennò di danni ne vediamo parecchi. Senti, allora, per cui un campionato soddisfacente. Ci parli intanto un attimo un po' proprio della macchina, dici che è divertente, di cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di una macchina che pesa 1100 kg e ha 540 cavalli, quindi diciamo che è abbastanza un giocattolino divertente. Quattro ruote motrici? Certo, sì, quattro ruote motrici, 700 Nm di coppia, quindi caso, è veramente una cosa pazzesca. Ecco, detto di questa stagione, si può pensare già all'anno prossimo, perché a Monza si parla sempre di anno prossimo. Ma parlare con me dell'anno prossimo purtroppo negli ultimi anni è diventato sempre un problema, comunque sono molto contenta per l'opportunità che mi hanno dato nel Rallycross, ma io appartengo a un altro mondo, ovviamente una cosa che mi farebbe piacere comunque da rifare l'anno prossimo, nei prossimi anni, e diciamo che stiamo lavorando per tornare dove voglio stare. Benissimo questo, e proprio mi aggancio solo all'ultima domanda, è importante essere sempre in macchina e, come diceva anche Niklas Gronholm che abbiamo sentito, cioè queste macchine sono anche propedeutiche proprio per un rally, a parte la battaglia logicamente. No, assolutamente, sicuramente sono due mentalità differenti, però appunto come hai detto tu, passare tempo in macchina è sempre la cosa principale, sicuramente avendo una macchina che ti fa arrivare le curve così in fretta, diciamo, ti aiuta anche nei rally, perché alla fine io ho fatto una gara e il giorno dopo ho fatto un test con un R5 e tra virgolette mi sembrava di essere ferma, nel senso dici sì, ma sì. C'è un problema, non va, eppure è sempre bello passare tempo dietro il volante. Senti, possiamo chiedere se ci fai vedere la macchina, certo. Al volo proprio in 10 secondi? Portiere che si aprono dal mio piano. Macchina molto spoglia, alla fine non c'è molto, per questa occasione c'è il sedile del passeggero, ovviamente solitamente non c'è, sul volante abbiamo i bottoni del launch control e dell'ALS, tergi e basta, anche perché non abbiamo fari, non abbiamo nulla, e appunto la particolarità di queste macchine sono queste portiere che si aprono così, quante testate che ho sono tirato. Pesanti, eh? No, ma a parte il pesante, ho tirato tante di quelle testate che poi non sei abituato, esci di corsa, certo, sai, certo. Dopo sei anche preso un attimino dall'adrenalina, non... E come si guidano? Si può fare un paragone? Non c'è assolutamente niente in comune con una macchina da rally, proprio niente. Il fatto che ha quattro ruote e un volante, ma sono proprio diverse. Infatti adesso abbiamo un attimo faticato qui, perché comunque non abbiamo fatto le ricognizioni. La pista, io alla fine non ho mai guidato, non ho mai fatto rally di Monza, quindi non ho la minima idea. E avere una macchina con 540 cavalli, quando arrivi in certi punti dove magari c'è un'inversione, quando non te l'aspetti, non è tanto carino. Come sono i freni di queste vetture? Non sono come quelli dell'R5, anche perché nelle gare di rallycross non raggiungi velocità super elevate, cioè qui nel senso abbiamo fatto praticamente tutti i rettilinei in limitatore. Quindi diciamo che quando poi vai a frenare è un feeling diverso di comparando il feeling che hai con l'R5. Perfetto, allora in bocca al lupo a Tamara Molinaro, grazie.